Martedì a Domodossola nella chiesa dei Santi Gervasio e Protasio l'ultimo saluto a Mimmo Verducci. ASL e Regione starebbero pensando di congelare la chiusura del servizio di epatologia del Madonna del Popolo Aumenia. L'amministrazione di Villa Dossola primo test dopo le politiche del 4 marzo ancora da definire la mappa dei candidati. A Domo successo di partecipazione alla fiaccolata di Terra Donna e Gruppo Folk per dire no alla violenza sulle donne. Il Cedro protagonista alla mostra degli agrumi di Cannero, oggi l'inaugurazione e gli eventi proseguono per 10 giorni. Non solo il Giro Rosa, sono tanti gli eventi organizzati dalle società ciclistiche del VCO per la prossima stagione. Ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie. Allora, cominciamo partendo... Ritornando sul tragico incidente stradale costato la vita a Mimmo Verducci, il centauro morto sul rettilineo che collega Villa a Domodossola venerdì pomeriggio. Ebbene, è stata resa nota la data dei funerali, martedì alle 14.30 in collegiata a Domodossola, e così non sarà effettuata nessuna autopsia sul corpo del centauro. Nessuna autopsia sul corpo di Mimmo Verducci, il centauro di 53 anni morto venerdì alle 13 sulla provinciale 166 all'uscita di Domodossola. Così ha stabilito l'autorità giudiziaria sulla base dei rilievi fatti dalla polizia stradale di Domodossola che è intervenuta sul luogo dell'incidente. Rilievi che hanno permesso di ricostruire quanto accaduto all'altezza del magazzino Giardini e del distributore di benzina in zona Casa delle Rane. La moto ha toccato il cassone del camion che la precedeva. Verducci avrebbe così perso il controllo della sua Yamaha, che è poi finita contro un Audi che arrivava in senso opposto. Il centauro, sbalzato dal sellino della moto, è finito a terra. Inutili soccorsi, era morto all'istante. Gli agenti della polizia stradale sono intervenuti subito per ricostruire la dinamica, mentre i colleghi della polizia municipale di Domodossola chiudevano la strada dirottando altrove il traffico. Il corpo di Mimmo Verducci è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale Domodossola, dove sarà sottoposto a quello che viene definito tecnicamente esame esterno, quindi non una vera autopsia. Domenico era molto conosciuto in città, appassionato di fotografia, aveva anche lavorato per lo studio Falciola fornendo foto per i giornali. Sua sorella Tiziana è titolare di un negozio di via Montegrappa dove Mimmo dava una mano. Lo piangono anche mamma Domenica e papà Francesco. In Piemonte le famiglie avranno tempo fino a fine mese, 30 marzo, per presentare alle scuole la documentazione che attesta l'avvenuta vaccinazione per i bambini e ragazzi fino a 16 anni o in alternativa alla richiesta di vaccinazione presso l'ASL. Lo stabilisce una circolare inviata nei giorni scorsi dal Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, secondo la quale il Piemonte rientra fra le regioni italiane maggiormente virtuose in quanto già dotata di un'anagrafe vaccinale. I ministeri hanno così concesso solo in queste regioni una proroga della scadenza fissata originariamente per le famiglie nella giornata di oggi, 10 marzo. Saranno invece le ASL a fornire alle scuole gli elenchi delle avvenute vaccinazioni, degli eventuali esoneri, dei mancati adempimenti. Le scuole entro il 20 marzo invieranno quindi una comunicazione alle famiglie inadempienti, invitandole a mettersi in regola entro 10 giorni dalla ricezione. Entro il 30 aprile, infine, le scuole trasmetteranno tutta la documentazione alle aziende sanitarie. Ed ora continuiamo a parlare di sanità, perché ci sono delle novità per quanto riguarda l'ospedale Madonna del Popolo di Aumenia relativamente al servizio di epatologia. Sentiamo. Poco più di un mese alla paventata chiusura del Day Hospital di Epatologia ad Aumenia, guidato dal dottor Colletta, la chiusura che fino a poco tempo fa sembrava certa, in realtà ora non sembra così automatica. La Regione Piemonte e l'ASL del VCO starebbero pensando di congelare la decisione anche in vista del rinnovo delle cariche, anche perché ad Aumenia ci sono state diverse pressioni. Il sindaco Paolo Barchioni ha scritto una lettera al direttore generale Caruso, mentre le minoranze, Aumenia si cambia in particolare, hanno annunciato battaglia su questo fronte per non perdere un altro servizio sul territorio. Caruso mi ha spiegato, così Marchioni, che il COC deve sempre più diventare una clinica ortopedica con conseguente perdita degli altri servizi, e si vorrebbe anche sfruttare la professionalità del dottor Colletta ad ampio raggio negli ospedali di Domo e Verbania. Vedremo quello che succederà, l'analisi del primo cittadino. Decisamente battagliero il capogruppo di Aumenia si cambia, Mauro Empolesi. Non possiamo tollerare si perda anche il Day Hospital di epatologia, è un servizio che
funziona, ce lo vogliono togliere, come sempre Omenia dovrebbe subire sulla sua pelle decisioni calate dall'alto. È arrivato l'ora di dire basta, alzare la voce tutta insieme, tuona Empolesi. Su una cosa tutti sono concordi, la grande professionalità del dottor Colletta, il quale spiega come si potrebbe guardare oltre, o meglio guardare lontano, con la creazione, dice, di un dipartimento di epatologia, una scelta che ovviamente non dipende da MEC, ma che risolverebbe questa problematica e consentirebbe di potenziare il servizio e di estenderlo a tutto il Verbano Cusio-Ossola. Ora invece parliamo di Olimpiadi, mentre a livello nazionale il progetto, il piano Torino 2026 sembra prendere piede, credibilità a livello politico. Nelle ultime ore si fa un gran discutere, sapete anche delle esternazioni di Grillo che vanno in questa direzione. A livello locale l'argomento è oggetto di una polemica legata tutta al Verbano Cusio-Ossola. Poche righe della neodeputata azzurra Mirella Cristina hanno creato un gran dibattito, andiamo a sentire perché. Torino 2026, l'idea piace alla neodeputata azzurra Mirella Cristina. La parlamentare ha affidato a un comunicato di poche righe il suo pensiero. Poche battute che però sono bastate ad alimentare una polemica tutta locale. Cristina seconda la decisione della collega sindaco appendino, ma chiede che le Olimpiadi possano avere ricadute su tutto il Piemonte. Cristina ricorda al governatore Chiamparino che le montagne piemontesi non sono solo la Valsusa o Sestriere. Sin qui nulla di stravolgente, già perché a provocare il dibattito è stato il seguito del comunicato, il passo in cui l'onorevole Verbanese chiede che le ricadute a livello locale non siano minime come nel 2006. Nota stonata secondo qualcuno che ha subito puntualizzato l'ammontare dei finanziamenti arrivati al VCO in occasione dell'evento olimpico 2006, 30 milioni circa. Al timone della regione allora vi era il governo Chigo e i consoli locali erano Ettore Racchelli e Valerio Cattaneo. Al VCO Torino 2006 regalò per l'esattezza 29,7 milioni che servirono a finanziare 12 opere, dalla sistemazione di Domo Bianca con 3 milioni, più di un milione andò al miglioramento del centro del fondo di Formazza, 1,9 agli impianti del Mottarone, 400.000 euro a Druogno, 660 a Santa Maria Maggiore, 2,3 milioni per le piste da sci di Macugnaga. I fondi sono serviti anche per finanziare i parcheggi di Craveggio e Toceno, più di 7 milioni di euro sono andati anche a Gravellona per i palazzi dello sport in fase di ultimazione solo ora. Non è stato invece realizzato l'impianto di arroccamento di Bognanco, mentre ha beneficiato di Torino 2006 anche il percorso turistico mireologico della Valle Anzasca. Fondi a detta di molti sono decisamente più di quanto ci si aspettasse secondo qualsiasi riparto regionale. Conclusa la sbornia elettorale per le politiche, ora tra poche settimane si aprirà la campagna elettorale per le amministrative. Nella VCO il comune numericamente più importante, senza ombra di dubbio, Villa d'Ossola. Dopo il voto politico del 4 marzo, i partiti guardano al primo vero test provinciale, cioè alle elezioni amministrative di Villa d'Ossola che si terranno tra fine maggio e inizio giugno. Al momento le sole certezze nel secondo centro dell'Ossola sono tre: Marcello Perugini in quota PD alla guida di una lista di centrosinistra, Bruno Toscani, oggi capogruppo di opposizione a capo di un gruppo di area di centrodestra, e Pierfranco Midali, vice sindaco di Borgo Mezzavalle, anche lui di area centrodestra. Si sa anche di riunioni da parte di un gruppo di giovani villesi che ruota attorno ad ex esponenti di quello che era il gruppo Amici di Villa, che era in consiglio comunale due amministrazioni fa. Ma mancano ancora tre mesi e tutti gli scenari sono aperti. Soprattutto dopo il recente voto politico che a Villa d'Ossola ha visto la Lega primo partito con il 27,83% dei voti, seguito dal Movimento 5 Stelle con 24,29% e dal Partito Democratico con 21,19%. Con questi risultati oggi avremo in maggioranza il centrodestra e in minoranza 5 Stelle e PD. Ma di liste del Movimento 5 Stelle non c'è traccia, a meno che l'esito del voto politico non faccia cambiare idea ai grillini. Il PD ha già indicato candidato Marcello Perugini, mentre il centrodestra è al momento separato in casa con le liste di Bruno Toscani e Pierfranco Midali. I giochi, dunque, sono ancora aperti.
Sin qui dunque la vita amministrativa che verrà per il comune di Villa d'Osso. La Madonna del Sasso invece è un'amministrazione c'è già, è già stata eletta e già in carica da qualche anno, non in scadenza insomma, un'amministrazione che nel bilancio 2018 ha destinato i fondi derivanti dalla lotta all'evasione al mondo del lavoro e poi c'è spazio anche per investimenti nel campo delle opere pubbliche. Nel bilancio 2018 del comune di Madonna del Sasso c'è una grande attenzione nei confronti delle persone meno fortunate. Sì, direi che oltre al discorso delle opere pubbliche che abbiamo già fatto negli anni precedenti, abbiamo ricercato delle risorse all'interno del nostro bilancio, le abbiamo trovate grazie alla lotta all'evasione tributaria che abbiamo fatto, abbiamo quasi raccolto 120.000 euro di evasione IMU ed evasione TARI. Li abbiamo destinati all'assunzione di persone svantaggiate e quindi nel nostro comune abbiamo ipotizzato una spesa per 4 disoccupati con un cantiere di lavoro, 4 contratti per i richiedenti asilo con il tirocinio lavorativo e 3 borse lavoro per persone svantaggiate. Quindi complessivamente la possibilità di dare lavoro a 11 persone, ma questo l'avevamo già anche fatto lo scorso anno, sempre utilizzando i fondi dell'evasione. Per quanto riguarda invece le opere pubbliche previste nel 2018? Nel 2018 anche qua diamo un taglio di carattere sociale al nostro bilancio, nel senso che oltre ai 14 alloggi che già abbiamo di edilizia sociale ne realizzeremo altri 3 con l'edilizia convenzionata e proprio questa mattina abbiamo approvato il bando per questi 3 nuovi alloggi che realizzeremo. Abbiamo previsto la sistemazione di un dissesto di una piazza qua nella frazione di Boleto e abbiamo previsto il recupero di una piazza e di un edificio a finalità culturali nella frazione di Piana dei Monti attraverso il bando sui le borgate alpine che dovrebbe uscire dalla comunità europea. Tutto questo, mi preme sottolineare, mantenendo ferme quelle che sono le tariffe e riconfermando le esenzioni che ci sono. Da noi sotto i 15.000 euro non si paga l'IRPEF e poi si paga in modo differenziato dallo 01 allo 09, non si paga la TARI sotto i 15.000 euro, si paga il 50% a chi ha delle persone disabili in casa. Corso Fratelli di Dio a Domodossola si rifà il look. Il comune ha stanziato 750.000 euro in bilancio per questi interventi. La progettazione partirà nelle prossime settimane e il grosso dei lavori dovrebbe concludersi entro fine anno. La ripavimentazione di parte del corso nel bilancio 2018 di Domodossola. Il tratto interessato sarà quello di Corso Fratelli di Dio, dalla biforcazione fino all'incrocio con Via Galletti. Il manto attualmente è in porfido, ma molto sconnesso. Ne sarà posato di nuovo, utilizzando quindi il materiale impiegato anche nell'altro tratto di viale. Dopo il via libera del Consiglio Comunale dei giorni scorsi, partirà ora la procedura di progettazione. Pensiamo di cantierare verso tarda primavera o l'inizio dell'estate, spiega l'assessore domese competente Franco Falciola. Lo stesso aggiunge che l'intervento sarà realizzato in più step per ridurre il più possibile i disagi in un punto nevralgico del traffico veicolare cittadino. Contestualmente si interverrà dove necessario anche per la sistemazione dei sottoservizi. In bilancio per l'intervento di ripavimentazione del corso ci sono 750.000 euro. Il cronoprogramma non è ancora stato definito, tuttavia Falciola riferisce che nelle intenzioni dell'amministrazione comunale concludere la gran parte dell'intervento durante questo 2018. E rimaniamo a Domodossola per parlare della fiaccolata promossa venerdì sera da Terra Donna e dal gruppo Folk Domese. L'iniziativa si inseriva nelle manifestazioni dell'8 marzo e soprattutto voleva richiamare l'attenzione della città su un tema di scottante attualità, qual è quello della violenza sulle donne. Tante fiaccole hanno illuminato la serata domese, il ritrovo in piazza Matteotti, poi dopo le 20.30 il serpentone si è mosso, snodato lungo il corso cittadino sino a piazza della Chiesa. Molte le donne in costume arrivate dalle vallate ossolane per prendere parte alla serata che è culminata
serata in chiesa con i concerti dei cori Gaudium e Calicanto. Una serata riuscita che ha incantato e incarnato lo spirito che le organizzatrici volevano promuovere nell'ambito delle celebrazioni davvero diverse quest'anno promosse a Domodossola in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Ed ora cambiamo decisamente argomento, andiamo a Cannero Riviera perché oggi c'è stato il taglio del nastro di quella che è l'annuale appuntamento con la mostra degli agrumi. C'era per noi Andrea Calderoni. Un pezzo d'Oriente si trasferisce a Cannero per una decina di giorni con la festa degli agrumi che come ogni anno sa regalare grandissimi gusti e grandissimi colori. La mostra è intitolata Atmosfere d'Oriente. Perché la scelta? Beh, è stata una scelta dettata da varie ragioni. Prima di tutto era già un'idea che era un po' nella mente per gusto e sensibilità personale. Poi quando si è deciso di dedicare tutta l'edizione Agrumi, l'undicesima edizione al cedro, naturalmente si è deciso di percorrere questa strada, perché comunque il cedro è stato il primo agrume a essere importato lungo quella antica via delle spezie, era già conosciuto ai tempi dei romani e veniva proprio dall'estremo oriente, così da questo è nata tutto quello che poi è la mostra qui alla Sala Pietro Carmine, in una ispirazione legata soprattutto al Giappone, perché poi l'Oriente è un mondo troppo vasto e quindi abbiamo deciso di dare un orientamento molto zen, quindi comunque con il giardino zen e la mostra richiama i quattro elementi. Cannero fa parte della mostra e la mostra racconta anche un po' di Cannero, poi ci sarebbe un po' da spiegare, ma i visitatori poi lo potranno scoprire insieme a noi. Siamo all'edizione 2018, una tradizione che si rinnova, di cui siamo decisamente orgogliosi, anzi ringrazio subito tutte le persone che per mesi hanno lavorato con grande passione e grande impegno all'organizzazione della manifestazione. Legata al nostro territorio, alla nostra tradizione, ma che sa guardare anche al futuro che ogni anno si rinnova con temi diversi. Quest'anno principalmente il protagonista principale sarà il cedro, ma ci sarà anche molto altro, quindi ci saranno installazioni, iniziative, insomma speriamo di poter fornire ancora per questi 10 giorni un motivo per venire a trovarci, per vedere una festa che ogni anno è in grado di rinnovarsi proprio grazie alla grande passione al lavoro e alla fantasia delle persone che lavorano questa cosa. Lezione di diritto quantomeno diversa dal solito, quella alla quale assisteranno nella giornata di lunedì gli studenti delle ultime classi dell'Istituto Rosmini di Domodossola, una lezione promossa in collaborazione con l'UNAM, l'Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione. La mattinata mira a diffondere tra i giovani la cultura della risoluzione consensuale delle controversie appunto attraverso la mediazione fra le parti. Ed ora invece parliamo di una mostra che è in corso alla fabbrica di Villadossola, una mostra particolare che ci permette di scoprire la fauna selvatica locale. Incontri selvatici è la mostra dedicata alla fauna selvatica del territorio, allestita al primo piano del centro culturale La Fabbrica di Villadossola e voluta dal comprensorio alpino VCO3. Perché? Ma prima di tutto questa mostra viene successivamente alla pubblicazione del libro Incontri selvatici e abbiamo cercato di raggruppare, di raccogliere il più possibile animali di fauna selvatica presenti sul nostro territorio per poterli inserire in un ambiente più o meno loro e per farli conoscere direttamente meglio dai bambini delle scuole primarie della provincia del Verbano Cusio-Ossola. Abbiamo avuto fino ad oggi, a metà circa del percorso, più di 300 bambini provenienti dai nostri istituti comprensivi delle nostre scuole elementari e abbiamo prenotazioni per oltre 300 bambini che occuperanno le mattinate e i pomeriggi delle giornate fino a fine marzo. La
mostra è aperta anche nelle sere di giovedì e venerdì, aperta al pubblico, quindi a partire dalle 20 fino alle 22-22.30 circa. C'è anche un concorso. Le scuole residenti nel territorio del comprensorio alpino Vicio 3 partecipano a questo concorso, per il quale poi verrà dato un contributo economico che loro utilizzeranno per materiale didattico. Perché l'amministrazione appoggia questa iniziativa? Un'iniziativa importante che abbiamo sostenuto innanzitutto offrendo i locali gratuitamente al comparto VCO 3, ma soprattutto anche come assessorato all'istruzione ci abbiamo creduto, perché credo che sia importante per i ragazzi di oggi, che vivono di più un mondo forse virtuale che non reale, vedere da vicino questi animali che caratterizzano il nostro ambiente che ci circonda. E devo dire che da parte dei ragazzi lo stupore è davvero tanto. Si è parlato di Africa questa settimana, il Sasso nello Stagno, o meglio si è parlato dei progetti che in tanti anni l'associazione Verbania Center ha portato avanti nel continente africano. Il Sasso nello Stagno sarà in replica anche domenica alle 14.30. Sentiamone uno stralcio. Il titolo della puntata di questa settimana del Sasso nello Stagno è stato La mia Africa e l'ospite è stato Marco Zacchera, che ci ha parlato di un progetto, il Verbania Center. Zacchera, che cos'è il Verbania Center? Un'iniziativa nata nel 1981 che ha visto la partecipazione di moltissime persone, che ha cercato di realizzare in questi anni in Africa principalmente, ma anche in America Latina, tutta una serie di realizzazioni concrete. Il concetto di trovare delle persone affidabili, cui affidare i progetti, realizzarli, avere sempre una compartecipazione della gente del posto, che quindi deve metterci del suo per realizzare queste cose, fare pagare poi, sia pur molto meno del costo vero, così i risultati ottenuti, la scuola, l'acquedotto, le iniziative così che abbiamo fatto le più diverse, e poi dopo cercare appunto di fare migliorare la qualità di vita almeno in certi piccoli centri. Ultimamente si è fatto una cosa grossa in Mozambico, ma questo progetto era nato in Kenya, poi proseguito in Burundi e in altri paesi africani. È un tentativo piccolo ma concreto anche, non dico di contenere l'immigrazione, ma di prendersi carico dei motivi per cui poi l'immigrazione parte. E siamo andati poi un po' anche a parlare proprio di Africa e quindi anche di necessità per l'Europa di essere più presente nelle realtà di questo continente. Grazie. Noi ora invece parliamo di sport, in apertura il calcio con il menù calcistico della domenica. Dopo la sosta forzata per la neve, torna al completo il campionato di Serie D. Il Gozzano domani affronta davanti ai propri tifosi l'Olgina Tese, primo impegno di una serie che potrebbe risultare decisiva. I bianconeri lombardi, poi i quarti di finale di Coppa Italia con il Crema mercoledì, sempre allo stadio Albertas. Poi, in una rapida successione, Bra, Varesina, Folgore Caratese e Pro Sesto. Prima del super scontro al vertice, il calendario il 15 aprile allo stadio Senigallia contro i rivali del Como. In eccellenza giornata importante, la capolista Trino rischia qualcosa nel derby interno con l'insidiosa Licese, mentre lo Stresa parte nettamente favorito sul campo del San Maurizio Canovese, che sembra destinato alla retrocessione. Punti playoff per la Romentinese Cerano nel match casalingo con il Verbania, mentre in chiave salvezza la Juve Domo, dopo il blitz a Pavarolo, vuole il bis alla Felino Poscio con il Lucento. Il Piedimolera cerca di muovere la classifica sul campo di Cigliano con gli Orizzonti, Arona opposto al Pundonnaz. In promozione la prima della classe Città di Verbania ha un esame importante contro la Fulgor Vallengo, trasferta anche per l'Accademia Borgomanero 1961 a Novara con la Sparta. A Liberazione il derby Omigna Dormelletto, Loleggio ospite al Ceversama, Castellettese con il Bianzè, Briga a Trecate e Fomarco in casa con le Scuole Cristiane. In prima categoria il match clou è quello che si gioca a Vogogna tra i padroni di casa ed il Momo, uno degli ultimi ostacoli sulla strada della promozione per la squadra di mister Chiara Vallotti. Il Feriolo al Galli alle 17 riceve la Grano, sfida salvezza quella che si gioca al Boroli tra Gravellone e Premosello. Dal calcio al ciclismo, pubblicato il calendario delle gare 2018.
Il Comitato Regionale Piemonte della Federazione Ciclistica Italiana ha ufficializzato i calendari 2018 delle attività ciclistiche sia su strada che fuori strada. Tanti gli eventi inseriti nei programmi, gare stagionali proposte ed organizzate dalle società ciclistiche affiliate al Comitato Provinciale del BCO, retto da Giampaolo Cheola. Un programma vario che peraltro vedrà l'assegnazione della maglia di campionessa regionale della categoria donne juniores, una prova del trofeo Primavera Giovanissimi, alcuni ritorni importanti ed alcune belle novità. Il Comitato Provinciale BCO, per bocca dei suoi dirigenti, tiene a ringraziare le società organizzatrici che si prodigano per mantenere viva l'attività a due ruote nel territorio, pur con sempre tante difficoltà economiche che si trovano. Nel contempo anche un grazie alle aziende che hanno sostenuto economicamente le varie manifestazioni. Il programma prevede l'esordio domenica 2 aprile su strada con il quarto Memorial Pino Baralo, il terzo trofeo Avis Domodossola, la categoria giovanissimi. Il 1° di luglio il primo Gran Premio Città di Omegna, sempre della categoria giovanissimi, organizzato dal Pedale Solano e dal Biciclub Omegna. Domenica 5 agosto il terzo trofeo Meneghello, terzo trofeo comune di Crodo, riservato agli esordienti, alle donne esordienti e alle donne allieve, organizzazione del gruppo sportivo VCO. Domenica 12 agosto il trofeo Lucciolo a Villa d'Ossola, categoria esordienti, donne allieve, donne esordienti, organizzato dal Pedale Orsolano. Mercoledì a Ferragosto l'ottavo trofeo Maurizio Bertolini a Fomarco, categoria allievi, organizzato dal Pedale Orsolano. Sempre mercoledì 15 agosto il secondo trofeo Donini Logistica a Fomarco, categoria donne allieve esordienti, gara unica, organizzazione del Pedale Orsolano. In palio sempre a Ferragosto il 38° trofeo Circolo Arci Fomarco, 14° trofeo comune di Pieve Vergonte. Domenica 19 agosto il primo trofeo Isal Graniti a Pieve Vergonte, la stessa giornata anche il trofeo comune Pieve Vergonte, campionato regionale donne juniores, organizzato dal gruppo sportivo VCO. Nella stessa giornata anche il primo trofeo medali, sempre a Pieve Vergonte, per la categoria giovanissimi. Quindi il 1° settembre la cronoscalata Ornavasso Bodena, riservata alla categoria allievi. Le gare fuori strada saranno il 15 aprile il primo trofeo Team Relay più sprint Villa d'Ossola a Villa d'Ossola e il 24 giugno il trofeo IB Trontano, quarto trofeo Nord-Est. Tuttonotizie.info per gli aggiornamenti, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento.